Le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CIRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bentornati. Siamo sempre sul sito di formazione a distanza. Dunque, avete qui l'occasione di ripassare tutte le vostre lezioni. Fate di tutto per connettervi sempre. Sono e rimango Pascal Milà, docente d'italiano. Continuiamo con primo modulo, vita quotidiana ed integrazione sociale per la classe di première. Ricominciamo con la nostra solita abitudine. Ricordate le nozioni viste durante l'ultima lezione. Dunque, che cosa abbiamo fatto l'ultima volta? L'ultima volta abbiamo visto come i giovani voi vi divertite, quali sono le vostre attività di passatempo preferite. Dunque abbiamo visto ballare, guardare la televisione, andare in discoteca, non so, chattare. Avete tantissime attività che svolte durante il vostro tempo libero. Alla fine della lezione vi è stato lasciato un compito. Dunque, dovevate dire a quali attività si dedicano maggiormente i giovani della tua città o del tuo villaggio, dipende dal posto dove sei. Quando sono a scuola, citane 5. Dunque abbiamo alcuni elementi di risposta che abbiamo fornito per voi. Dunque, la maggior parte dei giovani ama uscire in compagnia, uscire per andare al cinema o in discoteca, oppure si può scegliere di andare in un locale a mangiare o a bere qualcosa. Ci sono molti tipi di locali: pizzeria, pub, birrerie, pannoniteche che restano aperte fino a tarda notte. Se frequentate questi ambienti, conoscete come funzionano. Gli articoli di elettronica sono naturalmente i primi a fare compagnia ai giovani durante le loro ore libere. In particolare, il computer e il telefono sono utilizzati per chattare, giocare e frequentare i social network. Alcuni giovani preferiscono ascoltare la musica quando non sono a scuola, soprattutto dopo una lunga e faticosa giornata.
Bene, rileggiamo un po' ancora una volta di più questo. Gli articoli di elettronica sono naturalmente i primi a fare compagnia ai giovani durante le loro ore libere, in particolare il computer e il telefono. Sono utilizzati per chattare, giocare e frequentare i social network. Alcuni giovani preferiscono ascoltare la musica, spero che è il vostro caso, quando non sono a scuola, soprattutto dopo una lunga e faticosa giornata. Praticare uno sport, non importa quale, l'importante è che piaccia, faccia sentire meglio. Alcuni giovani vanno al campo per aiutare i genitori a coltivare la terra. So che vi fa ridere, coltivare la terra non piace tanto ai giovani, ma ce ne sono ancora che pensano a aiutare i genitori a coltivare la terra. Perché chi più che la terra ci può aiutare in questa vita? Altri danno una mano alla mamma a casa. Spero che anche questa attività è il vostro caso. Spero che a voi piace tanto fare i lavori domestici, come cucinare, per esempio, come pulire la casa. Bene, dopo aver rivisitato quelle attività di passatempo, facciamo altra cosa. Osservate le frasi alla lavagna. Li leggo per voi. Per guardare il panorama bisogna camminare lentamente. Ha spiegato il suo punto di vista chiaramente. Tuo marito si è comportato onestamente. L'esame è andato ottimamente. Faccio una seconda lettura e fate attenzione un po' ad alcune parole. Per guardare il panorama bisogna camminare lentamente. Ha spiegato il suo punto di vista chiaramente. Tuo marito si è comportato onestamente. L'esame è andato ottimamente. Alcune parole sono importantissime qui e lavoreremo su quelle parole. Sono avverbi. Spero che vi ricordate ancora dell'avverbio. È una parola che permette di insistere o cambiare il senso di un'altra parola che può essere un verbo, un altro avverbio o un aggettivo. Spero che vi ricordate di questo tipo di parola. Dunque, per oggi, insistiamo sugli avverbi, ma gli avverbi hanno anche sottogruppi. Su che tipo di avverbo lavoriamo oggi? Osservate le parole, gli avverbi sottolineati. Rileggo solo questi avverbi. Lentamente. Chiaramente, onestamente, ottimamente. Di che tipo di avverbio si tratta qui? Che cosa hanno in comune? Come l'avete visto bene, questi avverbi tutti finiscono con mente. Sono gli avverbi in mente. Dunque, si tratta qui degli avverbi di maniera in mente, come l'avete notato bene. Tam tam
Dunque per oggi faremo una lezione di grammatica che verte sulla formazione degli avverbi in mente. La struttura della nostra lezione, come al solito, obiettivo e competenza, prerequisiti, attività di apprendimento, esercizio ed infine compito. Qual è la competenza di questa lezione? Spiegare che cos'è l'avverbio di maniera, in mente. Dunque, alla fine della lezione, dovete essere in grado di spiegare che cos'è l'avverbio di maniera e particolarmente l'avverbio di maniera in mente. Di più, dovete sapere come formare questo tipo di avverbio. Per essere in grado di fare bene questa lezione, dovete conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole che avete visto prima: la prefissazione, la suffissazione e la composizione che abbiamo visto in una lezione precedente. Che cos'è l'avverbio in mente? Vi leggo la piccola definizione che abbiamo portato per voi. Dunque, è la denominazione tradizionale di una vasta categoria di avverbi che esprimono il modo o la maniera in cui ha luogo l'evento indicato dal predicato, predicato il verbo, oppure specificano l'ambito o il grado in cui una determinata proprietà si applica. In grammatica, l'avverbio in mente modifica o integra il significato sia di un verbo, un aggettivo oppure un altro avverbio. Quello che vi ho detto è una parola invariabile che permette di modificare o completare il senso di un'altra parola che può essere un verbo, un aggettivo o un altro avverbio. Avrete alcuni esempi per verificare quella definizione. Come si formano gli avverbi in mente? Andiamo ora alla pratica. Il suffisso mente si aggiunge all'aggettivo di qualità. Avete visto bene? Il suffisso, avete visto che cos'è un suffisso? Una particella che si aggiunge alla fine della parola per formare una nuova parola. Il suffisso mente si aggiunge all'aggettivo di qualità. Questo aggiunto si può fare prima senza variazioni. Gli aggettivi che finiscono in e, sia per il maschile che per il femminile, non cambiano, basta solo aggiungere il suffisso mente. Prendiamo alcuni esempi. Felice. Il ragazzo è felice. La ragazza felice. Dunque l'aggettivo non cambia forma, che sia per il femminile che per il maschile. Felice si aggiunge semplicemente il suffisso mente all'aggettivo e questo darà felicemente, come vedete. Dolce, dolcemente. Qui la regola è semplice, basta solo prendere l'aggettivo, aggiungere il suffisso mente. Grande, grandemente. Bene, un altro modo di formare l'avverbio in mente è di aggiungere il suffisso mente non più all'aggettivo completo, ma piuttosto alla sua forma femminile, cioè si prende l'aggettivo, si forma
il femminile dell'aggettivo e a questo femminile si aggiunge l'avverbio, si aggiunge la particella mente. Vediamo con alcuni esempi. Onesto, la forma femminile, onesta, e poi con l'aggiunto del suffisso mente, onesta, mente. Stupido, forma femminile, stupida, avverbio, stupidamente. Magnifico, magnifica, magnificamente. Un altro modo, il terzo modo per formare l'avverbio in mente consiste nel l'aggiungere al tema dell'aggettivo se esso termina in le o re oppure in lo o ro preceduti da una vocale, il suffisso mente e l'aggettivo perde la e o la o finale prima dell'aggiunto del suffisso mente. Vediamolo in modo pratico. Abbiamo gli aggettivi che finiscono in le e re, lo e ro, come nobile, celere, benevolo, leggero. Vedete che le, re, lo, ro sono preceduti da vocali. Avete visto qui la vocale è la I, la vocale è la E, la vocale è la O e qui la vocale è anche la E. Sono preceduti da vocali. In questo caso, come formare l'avverbio? È stato detto che bisogna togliere la E o la O finale, come l'avete visto qua, hanno già tolto la O e la E finale. Nobil, avete visto? Poi si aggiunge il suffisso mente, darà nobilmente, celermente, benevolmente, leggermente. Ma dovete fare attenzione perché a questa regola ci sono delle eccezioni. Dunque, alla formazione, se queste desinenze sono precedute da consonanti, non perdono la E finale. Dunque, quando l'aggettivo finisce con le, re, lo, ro, se sono preceduti da consonanti, non più vocali come avete visto, formando l'avverbio non perdono la vocale finale. Esempio, acre. Avete visto la re? Preceduto da una C. Dunque, la E finale non si perde formando l'avverbio. L'avverbio sarà dunque acremente. E poi di più esistono alcune eccezioni. Aggettivi in le, re, lo, ro, ma che formano l'avverbio altrimenti. Esempio, vero non rispetta quella regola. Vero ci dà veramente, ma finisce con ro, preceduto da la E, che è una vocale, ma vedete come si forma l'avverbio. Vero, veramente. Sincero, sinceramente. Aspro, aspramente.
Dunque dovete fare attenzione a questi casi, a queste eccezioni. Bene, per verificare se avete imparato qualcosa, facciamo un piccolo esercizio. Dunque, esercizio 1, indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. Prima affermazione. Gli avverbi in mente spiegano quando avviene un'azione. Sì, da portano una precisione sul verbo, sull'aggettivo, sull'altro avverbio. Dunque questa affermazione è vera. Per formare gli avverbi in mente occorre partire dal femminile degli aggettivi. Sì, ci sono avverbi che si formano a partire dal femminile degli aggettivi. Questo è vero. Gli aggettivi che terminano in E perdono sempre la vocale finale quando diventano avverbi in mente. No, abbiamo visto eccezioni, come acre, che non ha perso la E. Questo è falso. Per formare gli avverbi in mente, gli aggettivi che terminano in O, in E per favore, perdono la vocale finale solo dopo la L o la R. Sì. L'ultima sillaba. Perdono la vocale dell'ultima sillaba. Questo è vero. Bene, finito questo esercizio, facciamo un altro esercizio per impiegare di più le regole imparate. Dunque, esercizio numero 2. Completa le frasi con gli avverbi derivati dagli aggettivi tra parentesi. Leggo l'esercizio. Paolo viene con noi allo stadio domenica. Dovete completare con l'aggettivo sicuro, l'avverbio che deriva dall'aggettivo sicuro. Numero 2. Fa freddo stasera. Dovete trasformare l'aggettivo vero in un avverbio. Numero 3. Questo quadro è un falso. Dovete completare con l'avverbio che deriva dall'aggettivo chiaro. Se Luca non è ancora arrivato, significa che il suo treno era in ritardo. L'aggettivo da trasformare in avverbio è probabile. So che è stato facile per voi. Verifichiamo le risposte. Esercizio 2. Le chiavi. Paolo viene sicuramente con noi allo stadio domenica. Sicuro, sicuramente, a partire dalla forma femminile dell'aggettivo qualificativo. Fa veramente freddo stasera. Vero, questo l'abbiamo già visto. Per formare l'avverbio a partire dall'aggettivo vero, bisogna prima trovare la forma femminile che è vera e aggiungere il suffisso mente alla forma femminile, e questo ci dà il risultato che abbiamo: veramente. Questo quadro è chiaramente un falso. Lo stesso processo: prendere l'aggettivo forma maschile chiaro, trasformare alla forma femminile chiara e aggiungere il suffisso mente per avere il risultato chiaramente. Se Luca non è ancora arrivato, probabilmente
Significa che il suo treno era in ritardo. Qui abbiamo la terza regola. Gli aggettivi che finiscono in le e re. Abbiamo un aggettivo in le, probabile. Il le è preceduto da una vocale, che è la i. Dunque, probabile perde prima la e finale e poi, per formare l'avverbio, si aggiunge il suffisso mente e da probabilmente. Bene, spero che avete imparato bene questa lezione. Vi lascio un compito per poter verificare una volta di più la vostra comprensione di quella lezione. Dunque, ecco il compito. Trasforma gli aggettivi in avverbi in mente. Dunque, avete avverbi da trasformare. Avete aggettivi, per favore, da trasformare in avverbi. Gli aggettivi sono banale, brusco, fedele, misterioso, uguale, regolare e abituale. Solito, maledetto, simbolico, umile, oscuro, terribile. Rileggo ancora gli aggettivi che dovete trasformare in avverbi. Banale, brusco, fedele, misterioso, uguale, regolare, abituale. Solito, maledetto, simbolico, umile, oscuro, terribile. Bene, buona fortuna e buon lavoro. Per servirvi questa lezione ci siamo serviti da questi siti che potete anche visitare quando avete un po' di tempo. La prossima lezione faremo produzione e ricezione orali. Verificheremo la vostra comprensione dell'italiano. Dunque, ci diciamo alla prossima. Unatege si matege yop, unatege minga matege nyom, unatege majang matege ndom, manetambia ninyane njobyayen, ngani bana matege mot, ngani lakiri watege ndong, esetina bia dinkido, manetambia ninyane njobyayen, tamtama mote tamzabike, Tam tam atonge tam zabike tam 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 amote tam zabike mane tambia niña ne injubiayen.